tutti ragazzi, nell'ultimo mese abbiamo assistito a match veramente veramente incredibili per quanto riguarda il panorama del fighting. Nelle scorse settimane infatti abbiamo avuto Marvin Vettori contro Whittaker, che meglio lasciar perdere quel match. Settimana scorsa dovevamo avere Khamzat Chimaev contro Nate Diaz, match però che è saltato ed infatti il matchmaking è stato un po' diverso. Abbiamo avuto Nate Diaz contro Tony Ferguson, mentre invece Chimaev contro Holland. E indovinate un po' ragazzi, questa settimana non sarà assolutamente da meno, perché abbiamo un match che stiamo aspettando da veramente tantissimo tempo, più precisamente dal 2018, ovvero dal rematch tra Canelo Alvarez e Gennady Golovkin, Triple G. Ma questa lunghissima attesa ragazzi finalmente è finita, perché questo sabato 17 settembre assisteremo finalmente alla chiusura della trilogia, ovvero il terzo match tra GGG e Canelo Alvarez. Prima però di andare a parlare di questo terzo match, andiamo a fare un piccolo riassunto di quanto successo nei primi due capitoli della saga. Il primissimo match tra i due atleti risale oramai al lontano 2017, match che tra l'altro ha avuto un verdetto che ha fatto discutere veramente tantissimo, non solo per quanto riguarda i fan, ma anche per quanto riguarda chi era interno nel mondo del fighting, tra professionisti, commentatori, eccetera eccetera. Quel match, per chi non se lo ricordasse, finì in un controverso pareggio, e da lì ragazzi successe il delirio sul web, con tutti quanti che andavano a scrivere che Golovkin avesse vinto clamorosamente quel match, che avesse fatto più punteggi, che Canelo è stato graziato per quanto riguarda gli arbitri, perché si vede che la promotion stesse puntando molto di più su Canelo che su Golovkin, e pertanto dopo tutta una serie di polemiche quel match è stato riorganizzato per il match seguente, ovvero nel 2018. L'anno seguente infatti c'è stata la rivincita tra Canelo Alvarez e Golovkin, match anche quello veramente molto discusso. Questa volta però gli arbitri decisero che il match l'avesse vinto proprio Canelo Alvarez, e anche in questo match, come accennato poco fa, c'è stato un delirio assurdo con il popolo del web che anche lì si divise in due fasce, pro Canelo e pro Golovkin. Tutti quelli dalla parte di Golovkin che andavano a scrivere: no, in realtà questo match gli è stato rubato Golovkin, questo match l'aveva vinto Golovkin da tutti i punti di vista. Mentre invece dall'altra parte, l'altra fazione, che era ovviamente pro Canelo Alvarez, tutti quanti a difendere Canelo, dicendo che era giusto il verdetto e che l'avesse vinto proprio quest'ultimo da tutti i punti di vista, anche perché a detta di tantissimi Golovkin si è presentato con lo stesso game plan dell'anno precedente, mentre invece Canelo ha cambiato radicalmente il suo modo di combattere, andando sempre ad attaccare, sempre ad avanzare, sempre essere lì sulla posizione di contrattacco, portare i colpi, far indietreggiare Golovkin in continuazione, facendo vedere anche qualcosina in più, portando appunto il suo marchio di fabbrica, che sono, oltre alle schivate, anche il suo contrattacco velocissimo, i suoi colpi reattivi. Ragazzi, è una reattività veramente incredibile Canelo, e in quel match ce l'ha dimostrato veramente tanto. Ma oramai ragazzi il passato è passato, non ha neanche tantissimo senso parlare di quei match precedenti. Ora andiamo a concentrarci su quello che sarà il terzo match, finalmente l'ultimo match del capitolo della saga tra Triple G e Canelo Alvarez. Come andrà a finire questa volta il match tra questi due colossi nel mondo del fighting? Ebbene ragazzi, prima di darvi un mio parere personale, che comunque arriverà alla fine del video, andiamo ad analizzare un po' alcuni fattori che potrebbero essere molto cruciali, molto importanti per quanto riguarda questo terzo match, e cominciamo a parlare col primo punto, ovvero quello dell'età. Ebbene ragazzi, Golovkin, Gennady Golovkin, Triple G, oramai è arrivato all'età di 40 anni. Questo è un fattore veramente molto importante per quanto riguarda questi sport. Sebbene Golovkin sia ancora competitivo e sia ancora fortissimo, penso che non sia più oramai nel suo prime, ovvero nella sua forma più spettacolare, che magari poteva essere qualche annetto fa. Mentre dall'altra parte abbiamo un Canelo Alvarez sicuramente più giovane, con 32 anni, il che fa già una differenza di ben 8 anni. Quegli 8 anni di differenza in questo sport vogliono dire veramente tanto. Quindi, appurato questo, Golovkin con i suoi 40 anni non è più nella sua splendida forma che magari poteva essere quando ne aveva 30, mentre invece Canelo oramai è proprio nella sua epoca d'oro, nel suo periodo d'oro, nel suo prime, come si suol dire. Ed infatti negli ultimi anni, dopo il match con Golovkin, Canelo ha combattuto anche di più, ha raggiunto molti più traguardi, ha cambiato tante diverse categorie di peso, ma di questo ne parleremo più in là. Mentre invece Golovkin è rimasto un po' nell'ombra, andando a combattere contro avversari sì magari forti, sì competitivi, ma non quei nomoni giganti che lo facessero risaltare particolarmente. Il secondo punto è un altro punto a favore di Canelo Alvarez. Golovkin è sempre rimasto, diciamo, nella sua categoria di peso, dei pesi medi, non si è mai spostato da lì, è sempre rimasto stabile in quella categoria di peso.
peso, mentre invece Canelo negli ultimi anni ha fatto diverse esperienze salendo sempre di più nelle varie categorie di peso. E anche questo è un altro punto fondamentale che non bisogna assolutamente trascurare. Canelo ha così fatto più esperienza salendo di categoria, è andato a combattere, è andato a competere contro fighter molto più pesanti, è andato a cambiare geneticamente con quel suo fisico, allenandosi, facendo delle preparazioni apposite, quindi ha avuto modo di prepararsi e confrontarsi con atleti molto più pesanti ed è riuscito anche a fare bene, ragazzi. Metteva KO persino quei pugili fortissimi, molto superiori rispetto a lui per quanto riguarda la stazza, avversari come Callum Smith, avversari come Kovalev, eccetera, eccetera, eccetera. Tranne Bivol, che però purtroppo ha fatto il passo più lungo della gamba, che però comunque è stata un'altra esperienza per Canelo, che si sarà portato a casa altra esperienza nel suo bagaglio da fighter. Pertanto sto pensando che i colpi di Canelo Alvarez in questo terzo match contro Golovkin saranno molto più efficaci rispetto soprattutto ai match precedenti, proprio per questa cosa, per questo fattore che si è allenato e comunque si è messo in competizione con fighter molto più pesanti e quindi di conseguenza ha fatto degli allenamenti per aumentare la sua forza e la sua massa muscolare, che sicuramente faranno la differenza in questo terzo match. Il terzo punto voglio trattare in questo video, ragazzi, è diciamo un po' una scommessa. Dall'ultima sconfitta contro Floyd Mayweather, Canelo Alvarez diciamo che è cresciuto, ha recuperato, è cresciuto molto, tanto, anche a livello di esperienza, a livello di testa, ha fatto tantissimi match nei quali ha solamente vinto. Questo fino al 2022, anno in cui Canelo ha diciamo fatto il passo un po' più lungo della gamba, andando a sfidare un avversario come Dimitri Bivol nella categoria dei pesi massimi leggeri. E lì diciamo che Canelo finalmente, dopo tantissimi anni, dopo tantissimi match disputati, ha rincontrato la sconfitta. Questa sconfitta potrebbe avergli portato qualche danno psicologico a Canelo Alvarez, che negli ultimi anni è stato solamente più abituato a vincere ed era gasatissimo dal pubblico, dai manager, dalle organizzazioni, dalle promotion, da tutti quanti. E quando sei diciamo a quei livelli, che sei praticamente convinto di essere il più forte al mondo, il più forte in tutte le categorie di peso, e incontri la sconfitta, quella cosa ti potrebbe destabilizzare un pochettino. Pertanto questo terzo punto diciamo che è un po' una scommessa, non ci metterei tanto la mano sul fuoco. Canelo Alvarez potrebbe aver subito comunque qualche danno psicologico da questo match, così come però potrebbe anche aver appreso i suoi errori e aver fatto di quegli errori altre esperienze diciamo per andare a recuperare gli errori fatti in quel match. Quindi su questo terzo punto non possiamo andare a fare troppe previsioni, diciamo che è un 50 e 50 di possibilità. In conclusione, ragazzi, finalmente arriviamo al pronostico su come secondo me potrebbe andare a finire questo match. Ovviamente, ragazzi, come sempre vi ricordo che questo è il mio pronostico personale, sono i miei pareri personale, quindi prendeteli con le pinze perché non sono verità assoluta e soprattutto lo sappiamo, in questi sport può capitare veramente di tutto. In ogni caso penso che Canelo Alvarez sia avvantaggiato in questo terzo match per tutti i punti che ho elencato precedentemente. Il fattore età vuol dire veramente tanto, Golovkin sicuramente verso la fine della sua carriera, mentre invece Canelo è ancora all'apice della sua carriera, ha ancora tanto da dimostrare soprattutto nel suo periodo d'oro. Se poi andiamo a parlare dei match che i due hanno disputato negli ultimi anni, Canelo ha combattuto di più, ha fatto sicuramente più esperienza, non solo contro avversari diversi ma in categorie di peso diverse. Il suo KO power è sicuramente andato a migliorare negli ultimi match, che è riuscito a mettere giù avversari veramente grossi, ragazzi, di stazza superiore alla sua, come detto anche prima, mentre invece Golovkin negli ultimi match l'ho visto un po' stagno, è sempre rimasto nella sua bolla, nella sua categoria di peso, e diciamo che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba per andare a sperimentare anche altri avversari, cambiare categoria di peso, cambiare comunque, cambiare qualcosa di radicale nella sua carriera. Pertanto, avendo analizzato tutti questi fattori, penso che il match finirà ai punti a vantaggio di Canelo Alvarez. In ogni caso il match non penso che possa finire per KO, anche perché abbiamo due avversari, due atleti veramente duri, sia Canelo che Golovkin sono veramente, ragazzi, impossibili da buttare giù, hanno questo mento d'acciaio, questo collo veramente durissimo, i colpi sembrano non sentirli neanche, quindi il KO penso che sia escluso. Poi tutto può capitare, ragazzi. In ogni caso penso che Canelo vinca questo match. Fatemi sapere ora voi sotto nei commenti cosa ne pensate di quanto vi ho detto in questo video, fatemi sapere ovviamente i vostri pronostici, fatemi sapere soprattutto ora, ragazzi, e non dopo il match che arrivate e dite oh non capisci niente di pugilato, non capisci, io già lo sapevo. Scrivetelo adesso, scrivilo adesso e vediamo domenica mattina chi ha avuto ragione e chi ha avuto torto. Poi tutto può capitare nel pugilato, ragazzi. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Oi!